Fulvio! Oggi facciamo i pituni messinesi. I pitoni messinesi, come esatto. Dico io, pituni messinesi. Quindi una specie di pizza che può essere o fritta. Esatto, o... una specie di calzone. Esatto, che ricorda proprio il calzone. Cosa utilizziamo? 500 grammi di semola di grano duro e 500 grammi di farina tipo zero. Che non abbiano, soprattutto la farina di grano tenero, che non abbia un'eccessiva quantità di proteine. Possiamo utilizzare una farina che abbia circa 12 grammi di proteine, proprio perché la lievitazione è una lievitazione casalinga, non troppo lunga, quindi in 2 o 3 ore abbiamo, diciamo, l'impasto completo. L'acqua totale sono 650 grammi d'acqua, perché è un impasto non eccessivamente idratato, ma neanche un impasto a pasta dura, proprio perché il grano duro assorbe molta più acqua rispetto al grano tenero. Qui lo utilizziamo al 50% e quindi dobbiamo idratarlo nella maniera giusta. Iniziamo a impastare con 10 grammi di lievito fresco di birra, e questo impasto ci richiederà un po' di tempo, almeno una decina di minuti, proprio perché soprattutto il grano duro ha un assorbimento maggiore ma più lento. La semola di grano duro è proprio a spigolo vivo, è sabbiosa, e quindi per far assorbire l'acqua impiegherà leggermente più tempo, ma riusciremo sicuramente, continuando ad impastare, a sviluppare poi il glutine, che è un glutine più tenace. Mentre il grano tenero, lo dice la parola, in linea di massima ha un glutine un po' più estensibile, il grano duro ha un glutine che ha bisogno di un po' di più tempo per essere reso, diciamo, estensibile. Infatti spesso utilizziamo il preimpasto dell'autolisi, in questo caso non ci serve, e anche il frigorifero. Faremo un piccolo passaggio in frigorifero proprio perché adesso ci va l'olio e il sale. Il sale, esatto. L'acqua. Che sono 20 grammi, bravissima. L'acqua. Tutta? Sì, la possiamo mettere tutta. Okay. Facciamo assorbire bene il sale, e quando abbiamo un impasto che ha raggiunto una consistenza omogenea, vedi che ci stiamo quasi arrivando, andiamo con l'olio a filo. Vai Anto, grazie. E continuiamo a impastare fino a quando l'olio è stato assorbito. Lo ripetiamo sempre, noi vi facciamo vedere semplicemente i passaggi, è chiaro, esatto, che richiedono molta più, ecco, molto più a tempo. A questo punto qua dobbiamo impastare ancora una decina di minuti. Okay. In alcuni impasti si mette anche lo strutto, dipende un po' dalla zona e certo, dalla tipologia, però in questo caso lo facciamo con l'olio. Deve lievitare, anzi maturare 2 ore in frigorifero e poi 1 ora a temperatura ambiente. Questo che non serve più. Eccolo qua. Ecco. 1 ora a temperatura ambiente. Il passaggio in frigorifero ci aiuta perché rallentiamo il lavoro dei lieviti e favoriamo il lavoro degli enzimi che sono presenti nella farina e che si attivano con l'acqua, e in questo caso ci danno una mano per rendere il nostro impasto anche più buono e più digeribile. A questo punto, io utilizzo un po' di semola di grano duro, andiamo a creare delle palline da circa 250 grammi. Ne facciamo un po', le chiudiamo, l'importante è fare delle palline belle rotonde. Le mettiamo a lievitare sulla nostra teglia per circa 1 oretta a temperatura ambiente. Vedi che la lievitazione è abbastanza veloce. E dopo queste, le continuiamo dopo come sempre. Dopo circa 1 ora abbiamo la pallina che, diciamo, quasi raddoppia. Ed è questa già perfetta. Perfetto. Per essere... Questa è perfetta per essere stesa. Allora, a questo punto mettiamo un po' più abbondante semola di grano duro. Andiamo a prendere il nostro impasto e iniziamo a stenderlo da una parte e dall'altra, così. Iniziamo in questo modo, l'importante è che ci sia sempre un po' di farina sotto, e poi siccome la deve essere abbastanza fine, andiamo anche un po' con il mattarello, perché poi andremo in frittura, quindi ci allarghiamo. Come una sorta di pizza fritta, no? Bravissima, sì. Questa naturalmente è anche il ripieno, no? Che è molto interessante. Sì. Perché ho capito, utilizzeremo... prima si ripie, cioè si riempie, si ripiena, vabbè. Sì, esatto. Si riempie e poi si frigge. Esattamente. Ah. Lo utilizzeremo in questo caso. Io mi sono condito un po' di scarola con dei pomodorini. Sì, grazie. Scarola con dei pomodorini, semplicemente con olio e sale. Eccolo qua. Poi ci mettiamo della tuma a pezzettini e qualche filetto di acciuga. Che meraviglia. Esatto, è già condita naturalmente. Adesso andiamo a chiuderla proprio come se fosse un calzone. Importantissimo è chiuderla molto bene, perché poi andremo in frittura e quindi possiamo... E dopo se esce il ripieno... Esatto, possiamo casino. Chiuderla così a casa se siamo, lo facciamo vedere bene, se vogliamo essere un po' più sicuri, io andiamo a richiuderlo. Io la chiuderei così per, esatto, per sicurezza. Semplicemente perché così abbiamo una doppia chiusura e ci permetterà di non far uscire il ripieno. Qui dobbiamo prenderci un attimo il tempo. Lorenzo, vedi lunedì di tornare qui, se no mi dimagrisci troppo, eh. Esatto. No, ma non credo che correrà questo rischio, guarda. La chiudiamo. La sensazione. Allora,
Guarda, olio di girasole, la a 170 gradi, 175, la mettiamo direttamente tu nell'olio. Detto, è possibile anche metterla in forno. Cioè. Allora, questa è naturalmente solo fritta, vedi? Questa è fritta e basta. Naturalmente, che cosa succede? Possiamo ancora andare in forno a 190 gradi per circa una decina di minuti. Naturalmente si sgonfierà un po', ma ci darà una crosta più croccante e anche un po' più asciutta. Ah, però bisogna sempre friggerla prima, non è che la puoi fare solo in forno. Sì, la frittura. Ah, la frittura obbligatoria. Due consistenze diverse, ma che hanno, secondo me... Mentre quella è solo fritta, questa è fritta in forno. Esatto. Questa è la differenza. E adesso questa prende una consistenza completamente diversa. Federico, tocca a te assaggiare. No, tocca a Federico. È caldissima, ma è...